Vi presento la compagnia Spettacolo Senza Mura. Dopo, e dopo lavoro stasera è Brigata Brighella. Siamo è una joint venture. È un lavoro di gruppo, tanti ragazzi milanesi di fare, perché io non conosco troppo poi, anzi non sono solo lui. Piacere. Ehi, Gaianè. Io sono Gaianè. Piacere. Io vi presento, sono Gaianè, e sono la segretaria dell'Unione degli Armeni Italia e trovata di mezzo dell'associazione di Milano, di cui abbiamo due consiglieri qua, questi giovani ragazzi. Bravo, consiglieri. E siamo qui per farvi divertire, inizieranno loro. A divertire? Sì. Io credo che dovessero piangere. Rivediamo tutto, abbiamo ragazzi. Abbiamo sbagliato per te, va bene. Siamo qui per farvi divertire, condividendo con voi delle fiabe di un grandissimo autore di meravigliose fiabe armene, che è Hovhannes Humanyan, che aveva anche inventato tantissimi giochi per bambini, aveva la passione per bambini, e ne aveva anche tanti di bambini, ne aveva 10. E lascio la parola a voi perché non sono io la principe. Dopo la fantastica performance di questi attori, ci sarà il momento di colorare dei mandala armeni ispirati a questo libro. Quindi se avete portato i vostri pennarelli, avete portati? Io c'ho anche il temperino. Brava! Sì, perché si consumano le matite. Quando tra tutti. Ma è a forma di coniglio. Oh, che carino! Buon ascolto, divertitevi! Grazie. In due parole, noi adesso andiamo a leggere tre racconti scritti apposta per i bambini da Humanyan. Sono tre fiabe che prendono spunto dal repertorio popolare che lui poi ha messo in prosa. E se ne potrebbe parlare a lungo di come sia arrivato questo processo creativo, letterario, se ne potrebbe parlare per giorni e giorni. Ma non lo faremo. Tranquilli, noi siamo attori, ci piace fare, quindi in questo caso noi partiamo subito con la prima fiaba che si intitola Re Macina. C'era una volta un povero mugnaio. Addosso lui portava un rozzo montone sdrucito e un colbacco sporco di farina. Viveva in riva al fiume, nel suo mulino mezzo distrutto. Da mangiare non aveva che una focaccia sciapa e un pezzetto di formaggio. Un bel giorno andò ad alzare la diga per fare scorrere l'acqua al mulino e quando tornò non trovò più formaggio. Allora più tardi uscì ad abbassare la diga, rientrò e anche la focaccia era sparita. Ma chi era stato? Pensa che ti ripensa! Decise di mettere una trappola all'ingresso del mulino. E la mattina dopo ci trovò una volpe. Dannata ladruncola, sei stata tu a mangiare la focaccia e il mio formaggio? Adesso ti faccio vedere io, disse il mugnaio, pigliando il piccone per ammazzare la volpe. E la volpe lo supplicò. Non mi uccidere per un pezzo di formaggio. Lasciami andare e non te ne pentirai. Ti renderò il favore. Il mugnaio le diede ascolto e si la lasciò viva. La volpe allora si recò all'immondezzaio del re di quel paese e frugando ci trovò un pezzetto d'oro. Poi si recò dal re e gli disse: lunga vita vostra maestà e datemi per favore un vostro pentolone. Il re immagina deve misurare un po' d'oro e ve lo riportiamo appena finiamo. Chi è il re Macina? Si stupire. E non lo conoscete ancora? È un ricchissimo re ed io sono il suo visir. Presto lo conoscerai. Così portò via il pentolone, infilò il pezzetto d'oro dentro il recipiente e la sera stessa lo riportò, lamentandosi. Uffa! Che faticaccia è stata a misurare tutto l'oro! Ma davvero questi hanno misurato l'oro a pentoloni? Pensò il re. Scosse il recipiente e il pezzetto d'oro cadde, tintinnando per terra.
Il giorno dopo la volpe tornò e fece: Re, immagina, ha un po' di brillanti e perle. Dateci il vostro pentolone per misurarli e dopo ve lo riportiamo. Prese il pentolone e andò via. Trovò una perla. La ficcò dentro il recipiente che la sera stessa riportò indietro. Uffa! Siamo sfiniti a pesare tutto! E il re scosse lo staio e una perla cadde saltellando per terra. Rimase stupito a pensare quanto fosse ricco questo re per misurare l'oro, i brillanti e le perle a pentoloni. Qualche giorno dopo, la volpe tornò dal re nelle vesti di mezzano, dicendo che il re Macina avrebbe voluto prendere in moglie sua figlia. Il re si rallegrò e annunciò la notizia a tutti. Presto! Presto! Andate a preparare ogni cosa per le nozze! Ah, nel palazzo reale cominciò un andirivieni per i preparativi. E nel frattempo la volpe si precipitò al mulino per fare gli auguri al mugnaio. Ho chiesto a tuo nome la mano della figlia del re e preparati ad andare a celebrare le nozze! Che ti venga un accidente, ma che hai combinato? E fece il mugnaio impaurito. E che, sono forse nella stessa condizione della figlia del re? Senza tetto, senza letto, non ho neanche un cambio di vestiti. Ma adesso come faccio? Non stare in pena, penso tutto io. Lo tranquillizzò la volpe e corse dal re. Aiuto! Aiuto! Re Macina stava venendo con grande sforzo a sposarsi, ma per strada l'ha sorpreso un esercito nemico, portandogli via tutto. Lui è scampato per miracolo. C'è un mulino nella steppa. Si è rifugiato lì. Mi ha mandato a dire di darvi il messaggio e di portargli dei vestiti. Così verrà a sposarsi e poi andrà a chiedere vendetta ai suoi nemici. Il re preparò subito quanto aveva chiesto la volpe e la fece accompagnare da tanti cavalieri come scorta d'onore per il genero sulla strada verso il palazzo. Arrivarono con fasto alle porte del mulino. Il mugnaio si tolse i cenci e indossò le vesti regali. Dopodiché venne fatto montare a cavallo, circondato dai dignatari, con i fanti davanti e i cavalieri dietro, venne accompagnato solennemente al palazzo reale. Il mugnaio, che in vita sua mai aveva visto un palazzo, era sbalordito. A bocca aperta si guardava intorno, osservava i suoi vestiti. Era proprio stupefatto. Ma perché si guarda intorno come un poverello, mica volpe? Sembra che non abbia mai visto una regge e non abbia mai indossato un vestito. No, non è per questo. È che guarda e paragona con il suo patrimonio. C'è un abisso. Si misero a tavola. Vennero servite pietanze di ogni tipo. Il mugnaio non sapeva quali prendere, né come mangiarle. Ma perché non mangia, mica volpe? È il pensiero, perché è stato depredato sulla strada di arrivo. Non vi potete immaginare, vostra maestà, quanta roba gli hanno portato via. E poi, che disonore è stato per il nostro re. Guardatelo, come fa a mangiare? Rispose gemendo la volpe. Ma non importa, non ti crucciare, caro genero. È la vita. Sono cose che capitano. Ora però siamo al banchetto delle nozze, divertiamoci! E quindi fecero festa, mangiando e bevendo, suonando e ballando per 7 giorni e 7 notti. Finite le nozze, il re diede a sua figlia una grande dote, dopodiché congedò lei e re Macina con grande fasto. Aspettate, io vado avanti a preparare il palazzo, voi venitemi dietro! E mentre correva comare volpe, vide tanto bestiame che pascolava sui prati. Di chi è questo bestiame? Di Shamar! Oi! Non lo nominate più! Il re è andato su tutte le furie! Sta arrivando con l'esercito contro di lui! Farà tagliare la testa a tutti quelli che pronunciano il suo nome! Se chiede di chi è il bestiame, dite: di re Macina! Se no,
volpe corse, corse e vide un gregge di pecore sparso sulle montagne. Di chi è questo gregge? Di Shamar! Ripeté la stessa cosa detta prima ai pastori e poi corse, corse e vide dei vasti campi dei contadini miei. Di chi sono questi campi? Di Shamar! Anche i mietitori disse la stessa cosa e vide per strada immensi erbai. Di chi sono? Di Shamar! Anche i falciatori disse lo stesso e arrivò al palazzo di Shamar. Shamar! Shamar! Gli gridò da lontano correndo d'incontro. Erbacco, te ne stai seduto tutto spensierato. Il re si è imbestialito, ce l'ha con te e sta arrivando con un grande esercito per mettere a ferro e fuoco la tua terra e pigliarsi tutti i tuoi beni. Una volta ho mangiato un polletto da queste parti e ancora non ho dimenticato la tua ospitalità. Ecco perché sono corso a metterti in guardia! Sbrigati! Arrangiati come puoi prima che arrivi! Che faccio? Dove vado? Chiese inorridito Shamar e affacciatosi avvistò davvero il re che si avvicinava alzando la polvere! Scappa! Monta a cavallo e scappa! Sparisci da questa terra e non guardarti indietro! E Shamar si mise subito in sella al suo miglior destriero e sparì da quella terra! Gli ospiti delle nozze seguivano la volpe. Arrivavano con una sarabanda di zampogne, tamburi, canti, fuochi d'artificio. Re Macina e sua moglie, seduti in una carrozza dorata, escortati davanti e dietro da innumerevoli cavalieri, raggiunsero un prato e lì videro pascolare tanto bestiame. Di chi è questo bestiame? Di Re Macina. Andarono oltre raggiungendo dei vasti campi. Di chi è questi campi? Di Re Macina! E arrivarono agli erbai. Di Re Macina! E tutti rimasero meravigliati, compreso Re Macina che stava lì, lì per perdere il lume della ragione. Pausa drammatica. Quindi, preceduti dalla volpe, si avvicinarono al palazzo di Shamar. Nel frattempo, Comare Volpe se n'era completamente impadronita e distribuivano gli ordini a destra e a manca. Così accolse gli ospiti e tutti insieme cominciarono a festeggiare. Banchettarono per 7 giorni e 7 notti, dopodiché gli invitati tornarono nella loro terra. Re Macina, sua moglie e Comare Volpe vissero nel palazzo di Shamar, mentre quest'ultimo, tutto impaurito, ancora oggi continua a scappare dal re. Povero Shamar. Per la prossima fiaba, voi sapete cos'è un bugiardo? Scommetto che tu lo sai. È una persona che dice le bugie. Bene, la persona che dice le bugie, ovvero il bugiardo, è proprio il titolo della nostra prossima breve fiaba. C'era una volta una regina che un giorno decise così. Chi è con terra tanto grossa da farmi dire è una bugia avrà la metà del mio regno. Venne allora un pastore e disse: oh, lunga vita vostra maestà, mio padre aveva una mazza, la lanciava su nel cielo e mescolava le stelle. Può capitare. E mio nonno invece aveva una pipa, se la metteva in bocca e con l'altro capo arrivava al sole per accenderla. E il bugiardo andò via grattandosi il capo. Poi venne un sarto che fece: perdonatemi maestà, sarei dovuto venire prima, ma ho avuto un inconveniente. Ieri ha piovuto, no? E sono caduti i fulmini e saette e hanno strappato il cielo. E così mi è toccato rammendarlo. Beh, hai fatto bene, ma non l'hai ricucito a regola d'arte. E stamattina è caduta un po' di pioggerella. Anche quello se ne andò a bocca asciutta. Entrò allora un contadino povero con un pentolone sotto il braccio. E tu? Che vuoi?
Mi dovete un pentolone pieno d'oro e sono venuto a prenderlo. Un pentolone pieno d'oro? È una bugia! Non ti devo proprio niente! Se è una bugia, allora datemi metà del vostro regno! No, 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 no! Dici la verità! Se ne mangiò le parole, re! Se dico la verità, allora datemi un pentolone pieno d'oro! Ha! E per chiudere vi presentiamo la fiaba dello sciocco. C'era una volta un poverello e per quanto sgobbasse la miseria proprio non gli si scrollava di dosso. In preda allo sconforto decise un giorno di andare alla ricerca di Dio per chiedergli quand'è che avrebbe potuto liberarsi da quella povertà e anche per ottenere qualcosa. Per strada incontrò un lupo. Buon cammino, amico! Dove vai? Domandò il lupo. Vado da Dio a raccontargli i miei guai! Gli rispose il povero. Beh, quando lo vedi, digli che c'è un lupo affamato che gira notte e giorno per mare e per terra e non trova da mangiare. Fino a quando gli toccherà stare a bocca asciutta? E già che l'hai creato, perché non provvedi anche al suo cibo? D'accordo, disse l'uomo e riprese a camminare. Non si sa quanta strada aveva fatto quando incontrò una bella giovane. Dove vai, amico? Vado da Dio! Quando lo vede, digli che c'è una ragazza giovane, sana e ricca, ma che non conosce né gioia né felicità. Che rimedio c'è? Ok, fece il viandante e se ne andò. Strada facendo, vide un albero pur stando sulla riva di un fiumiciattolo. Era tutto secco. Dove vai, viandante? Gli chiese l'albero. Vado da Dio! Allora, aspetta un attimo. Anch'io da riferirgli due parole. Di addio. Dove si è mai visto ciò? Io cresco proprio accanto a quest'acqua limpida tutto l'anno, però io sono secco. Quando potrò diventare bello verde? Il povero ascoltò anche questa lamentela e riprese la sua strada. Cammina, cammina, alla fine trovò Dio sotto un'alta roccia. Con la schiena appoggiata alla roccia stava seduto Dio con l'aspetto di un vecchio canuto. Buongiorno, disse il povero di fronte a Dio. Benvenuto, che cosa vuoi? Vorrei che tu tenga gli occhi aperti su tutto il creato, senza dare a uno tutto, a un altro niente. Io ho sputo l'anima, ma non esco dalla miseria, mentre gli altri che non fanno neanche la metà del mio lavoro vivono in pace e in abbondanza. Va bene, va bene. Adesso vai e diventerai ricco. Ti ho dato la fortuna, goditela. Ah, ho ancora qualcos'altro da dirti, fece il povero. E raccontò a Dio la storia del lupo affamato, della bella giovane e dell'albero secco. Dio diede le risposte per tutti e il povero lo ringraziò e se ne andò. Al ritorno incontrò l'albero secco. Che ha detto per me, Dio? Ha detto che sotto di te c'è dell'oro. Finché non si toglie quest'oro, così che le tue radici possano arrivare alla terra, non diventerai mai verde. E allora vieni a scavare l'oro, sarà vantaggioso per tutti e due. No. Tu diventerai ricco e io metterò le foglie. No, no, non ho tempo da perdere, ho fretta, ciao! Fece il povero. Dio mi ha concesso la fortuna, devo andare subito a cercarla. Disse proprio così.
e lasciò l'albero. Poi gli capitò davanti la bella giovane. Che messaggio hai portato per me? Ah, Dio ha detto che devi trovarti un compagno di vita, allora la tristezza ti lascerà e sarai felice e contenta. Ma se è così, diventa tu il mio compagno. Lo supplicò la giovane. Ci mancherebbe, Dio mi ha dato la fortuna, io devo andare a cercarla. Disse così e se ne andò. Per strada lo aspettava il lupo affamato. Appena lo vide da lontano, corse a tagliargli la strada. Allora, che ha detto Dio? Amico, dopo di te, andando da Dio, ecco trovato anche una bella giovane e un albero secco. La ragazza voleva sapere perché era sempre triste, l'albero invece come mai era secco tutto l'anno. L'ho raccontato a Dio e lui mi ha risposto così: di alla ragazza di trovarsi un marito e sarà felice, e all'albero che si riprenderà solo quando qualcuno scaverà l'oro. Ho riferito a loro due la parola divina e l'albero mi ha detto: prenditi l'oro, e la ragazza mi ha detto: prendimi in moglie. Non ho detto io, cari miei, non posso, io non posso. Dio mi ha dato la fortuna e devo andare a cercarla. È per me? Che ha detto Dio per me? Ah, che girerai affamato in cerca di uno scemo che lo mangerai e per questo ti sazierai. Ma io non lo trovo uno più scemo di te! Fece il lupo e si divorò il poverello. Vedete, 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 c'è una morale. La fortuna ve la possono anche servire su un piatto d'argento, ma se non la sapete riconoscere, farete sempre la figura degli sciocchi. Grazie. Le fiabe? Sì. Ma le è piaciuta di più? Tutte a me. Ma che brava, ma allora tutte. Tutte. Ah, ma allora siamo gladiatori, degli ascoltatori. Quanti ne avete? Quanti ne avete? Quanti ne hai? 5 e mezzo. Tu? 5 e mezzo. Tu? 7. Tu? 7. Sì. Loro sono un po' più grandi forse, ma voi? 9. Grandi. A voi sono piaciute? Sì. Sì? Lui ne ha 10. E ti sono piaciute lo stesso? Ah, che sono 10. Ci sono anche loro. Quanti ne avete voi? Io 8. Quanti? 8. E tu? 5. Siete di tutte le età. E vi piace leggere i libri? Sì. Sì? Ve li leggono la mamma e il papà o li leggete già voi? No? Io li leggo gli altri. Sì? Io sto imparando a leggere. Che io sto imparando. Un giorno ho letto tutte le lettere e sono riuscita a leggermi un pezzettino, però non riesco ancora. Che brava! Bravissima! Leggete anche in armeno, vero? Io sto imparando, anch'io ho fatto come lei poco fa, sono riuscito a mettere insieme tutte le lettere e leggere la frase completa. E invece di 5 anni ne ha? Ne ho tanti così. Mio papà! Gli alberi dei cerchi. I cerchi! Li conoscete tutti voi? Siete già tutti amici un po', no? Adesso facciamo una bella cosa, ci mettiamo a Innanzitutto, prima di salutarvi ho bisogno che facciate una cosa che ci tengo sempre. Comabbio sulle mani! Grazie, è una vita che stiamo vivendo. Ragazzi, adesso, non so, mi potete dire al tre il vostro nome? 2, 3? No. Allora, vi chiamate tutti Lun. Lun, adesso vi lascio, tutti quanti voi Lun, in mano a Gaienè che vi farà fare delle bellissime attività. Matilde. Ma lei si chiama Gaienè? Si chiama Gaienè. Ma lei è Gaienè? Vi lascio nel sapente in mano di Gaienè per un caro po' di attività, ma non dimenticate che ci saranno tante attività riguardo all'Armenia nel corso di tutta la giornata,
Ci vuoi ricordare cosa accadrà questo pomeriggio? Conferenze. Per i grandi, per i grandi. Beh, ci sono anche dei grandi. Sì, non fa